Secondo me esistono due modi di fare il vino, la lavorazione artigianale che poi comprende anche le lavorazioni biologiche e via dicendo, e poi la lavorazione industriale. Entrambi valide, però due modi diversi di approcciarsi al prodotto uva. Siccome io vedo la cosa non solo da un punto di vista economico, ma anche dalla piacevolezza, e io provo piacere, mi diverte lavorare in maniera artigianale, lavoro così artigianalmente, sono un artigiano tutto lì. La differenza è che forse l'artigiano è un termine generico, diciamo, che comprende un po' tutti. Io non sono un qualcosa di definito, di particolare, cioè non seguo le tecniche biologiche, non seguo altre tecniche come i biodinamici e via dicendo. Mi definisco semplicemente un artigiano perché ho le mie tecniche di lavorazione estremamente artigianali, che però non vengono inquadrate in dei particolari schemi, diciamo, ecco. È chiaro che come tutti gli artigiani io vinifico, iniziamo dalla vigna, le mie lavorazioni nella vigna sono lavorazioni tradizionali, non faccio trattamenti con prodotti sistemici, ma uso i classici prodotti di contatto come possono essere rame e zolfo, faccio le classiche lavorazioni del terreno, non faccio diserbi, poi in cantina non per esempio non facciamo il controllo della temperatura, non filtro, non stabilizzo in nessun modo i vini se non con una decantazione naturale, quindi i nostri vini non sono mai perfettamente limpidi perché non li filtro, non uso lieviti estranei se non quelli naturalmente presenti sulla cuticola, sulla buccia, non faccio pratiche di acidificazione, disacidificazione, aggiunta di mosti concentrati, cioè è una lavorazione artigianale. Non è che è più difficile, è più complicato perché ci sono 3.000 incognite, soprattutto adesso con i cambiamenti del clima. Quando fai una fermentazione spontanea e le temperature di fermentazione con gli aumenti delle temperature tendono a aumentare e quindi ci sono problemi, ci sono arresti di fermentazione, anche gli stessi lieviti hanno una maggiore virulenza, quindi le temperature vanno più su, i vini tendono a essere più proteici, quindi a volte non sono perfettamente limpidi perché vengono a mancare le maturazioni fenoliche, nel senso che sì, abbiamo delle maturazioni zuccherine, ma non abbiamo delle vere e proprie maturazioni fenoliche, i pH a volte tendono ad essere più alti, cioè ci sono tutta una serie di sconvolgimenti, di cambiamenti determinati dal cambiamento di clima che c'è in atto, è inutile nascondersi dietro fili d'erba, che chi lavora in questo modo artigianalmente inevitabilmente risente ancora più degli altri. Io penso che sia un fatto puramente psicologico, perché io sono 52 anni praticamente, ne faccio 52, sono dall'81, sono quasi 32 anni che faccio questo mestiere. Ho cominciato a lavorare con mio padre e quando lavoravo con mio padre lavoravamo insieme, quindi è sempre la stessa mano sostanzialmente, c'è stato un passaggio, ma le tecniche di vinificazione sono quelle che mio padre ha costruito e si è inventato. Io poi dopo posso un pochino aver cambiato qualcosa, come ha cambiato lui, come abbiamo cambiato insieme negli anni, perché cambia il clima, però sostanzialmente secondo me non c'è una differenza. Infatti quello che io mi prefiggo e che mi prefiggevo dopo che è venuto a mancare mio padre non era di fare un vino migliore o diverso, ma di seguitare a fare quello che lui e io insieme a lui abbiamo fatto. Quindi per me non è né migliore né peggiore, è lo stesso vino.